Benvenuti nell'ultimo video dell'anno. Oggi non siamo qui per fare un riassunto del mio 2019 né per i progetti per il 2020, ma siamo qui per parlare del mio equino preferito, ovvero le zebre, che è anche uno degli animali più belli della savana ed è anche uno dei miei animali preferiti. Se volete una top 10 sui miei animali preferiti, dovete lasciarmi in un qualunque mio video 50 like. Se in un video arriviamo a 50 like, che sono tantissimi, ma d'altronde siamo diventati tantissimi, anche noi siamo più di 1000 e vi ringrazio. Se lo facciamo, farò una top 10 dei miei 10 animali preferiti. Sì, ve la butto là. Se dovessimo arrivare a 100 like in un qualunque video, sono un sacco. Se ci dovessimo arrivare, farò un gioco a quiz periodicamente per vedere quanto ne sapete di animali, e per me potrebbe anche essere una bella idea. Come potete vedere, non sono né in camera mia né tantomeno dei miei nonni, perché non sono dei miei nonni perché non sono dei miei nonni, non sono in camera mia perché momentaneamente camera mia non è accessibile. Dunque, lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale. Iniziamo subito a parlare delle zebre. La zebra fa parte dei perissodattili, che sono quegli equini che hanno quegli ungulati che hanno un numero dispari di dita. Zebre, asini, rinoceronti, cavalli e tapiri, che sono erbivori e sono distribuite nella regione orientale e meridionale dell'Africa. Sono diversi dagli altri equini perché sono gli unici ad avere il manto ricoperto di striature verticali alternate, nero o bruno rossastro e bianche oppure giallastre, che tendono a diventare orizzontali nelle parti posteriori. A cosa servono queste bellissime strisce, direte voi? Servono per mimetizzarsi, più o meno, tra le altre zebre, per le interazioni sociali, cioè perché comunque per distinguersi, perché non troverete mai due zebre con un manto perfettamente uguale. Poi, per confondere i predatori, restando tutte unite nella mandria, dato che i leoni hanno una vista limitata, soprattutto di giorno, perché una zebra sta lì, le strisce si uniscono con le altre, si confondono un po', quindi è anche più difficile che il leone riesca a focalizzarsi bene, leone, come potrebbe essere anche un leopardo, così. Ecco, quindi anche questo servono. Poi servono anche per proteggere da insetti, infatti gli insetti tipo i tafani sgradiscono il manto a strisce, infatti si confondono, non riescono a posarsi, quindi non le pungono, riuscendo così a prevenire anche la peste equina. Poi, però purtroppo, queste le rende più facili da localizzare se sono da sole, per questo non vivono mai più di 28 anni, purtroppo. Però le antilopi possono arrivare a 32-34 anni. Perché ho fatto questo esempio? Cosa c'entrano le antilopi? Perché un antilope, quante antilopi conoscete con le strisce? Il bongo forse, ma non con le strisce bianche e nere. Prendiamo una gazzella, la gazzella di Thompson, in mezzo alla savana, metti in lontananza, tra l'erba, non la vedi, perché comunque è marroncino, si nasconde. Una zebra bianca e nera lì da sola la vedi subito, quindi per quello sono più facili i predatori, quindi per questo le zebre vivono di meno rispetto alle antilopi. Però comunque 28 anni secondo me non sono pochi, e il manto è stato dimostrato che è nero a strisce bianche perché i peli bianchi alla base sono neri. Dunque, allora, esistono quattro specie: zebra delle steppe, detta anche zebra di pianura, zebra delle montagne del capo, zebra delle montagne di Hartmann e zebra di Grévy. La zebra di pianura si divide in zebra di Grente, zebra del Selaus, zebra di Burschen, zebra di Champman e zebra di Crashwai, e c'era anche il quagga che purtroppo è estinto, ma stanno cercando di ricrearlo tramite incroci, tramite ibridi, laboratori, robe così. Dunque può darsi che tra un po' rivedremo ancora il quagga nelle savane africane, ma non è con tanta fiducia nella scienza. Le altre 5 specie, le altre 5 sottospecie di quella delle steppe, a parte il quagga, sono le più diffuse e sono diffuse in tutta l'Africa orientale e meridionale. Mentre invece la zebra delle montagne del capo è diffusa in Sudafrica e è un po' diversa dalla, come si chiama, dalla zebra di pianura, perché ha le strisce più sottili e ha un manto più lucido e purtroppo è a rischio estinzione. Adesso le vedremo tutte una per una. Mentre invece la zebra di Grévy è la più grande delle zebre, si distingue per le orecchie arrotondate e dalle striature più sottili e fitte, e ha una criniera eretta e una testa lunga e stretta, che la rende simile a un mulo, e vive nelle zone semiaride dell'Etiopia, della Somalia, in Kenya settentrionale, e purtroppo è a rischio estinzione. Ora le vediamo tutte per bene, una per una, per bene, perché su quella di pianura un po' di informazioni ci sono, sulle altre tre c'è veramente poco, però più o meno su certe cose sono uguali, ma spiegherò più o meno le differenze, ecco. La zebra di pianura è la più piccola delle specie. Misura da 1,10 m a 1,40 m al garrese, con una lunghezza di 2,17 m fino a 2,46 m, esclusa la coda, che può misurare 50 cm, e il peso è più o meno uguale nei maschi e nelle femmine, e può andare dai 175 ai 385 kg. I maschi a volte sono appena il 10% più grossi delle femmine.
Alla nascita sono bianche e marroni, come potete vedere, e ogni esemplare ha un manto diverso. Infatti variano moltissimo tra gli esemplari, infatti ce ne sono alcuni quasi completamente bianchi ed altri quasi completamente neri. E sono molto rare le zebre albine e sono presenti nelle foreste del Monte Kenya. L'habitat in pratica vivono nell'Africa subsahariana, in Sudan e in Etiopia, anche in Africa occidentale, fino allo Zambia, in Mozambico, in Malawi e anche nelle zone più meridionali dell'Africa. Le zone di savana vivono in zone di savana quasi prive di alberi, ma a volte si spingono in tantissimi altri habitat e biomi con clima tropicale e temperato, e anche in clima quasi desertico, in ambiente quasi desertico. Per scegliere dove andare, fanno grande affidamento sulle precipitazioni per il cibo e l'acqua, perché se piove avranno da bere, avranno da mangiare. E le migrazioni a volte sono lunghe pure 1100 km, che sarà mai, abbiamo visto le renne l'altro giorno, quello che fanno. E a volte sono in compagnia di altri erbivori, soprattutto gli gnu. E sono molto dipendenti dall'acqua e non stanno mai a più di 25-30 km da una fonte d'acqua. Beh, senza acqua si muore di sete, quindi per forza. La loro dieta consiste nel 92% in piante granacee, il 5% in piante erbacee e il 2% in arbusti. A differenza di molti altri ungulati africani, non brucano solo le erbe basse, anche se la preferiscono, ma brucano una vasta gamma di piante diverse, prediligendo germogli freschi, foglie e boccioli. Sono poco selettive, infatti mangiano quello che trovano, anche le cime delle piante più alte, cioè dell'erba più alta. E per cercare il cibo fanno semplicemente, e per la digestione fanno semplicemente affidamento a una digestione cecocolica, per digerire grandi quantità di foraggio nel corso di 24 ore. E devono trascorrere la maggior parte del tempo a mangiare, e sono un tipo di pascolatore pioniere o pionierica, che preparano il pascolo a pascolatori più specializzati come i gnu striati e gazzelle di Thomson, che sono un po' più selettivi, mentre la zebra quello che trova mangia, quello che resta giù migliore lo lascia ai, come si chiama, a gnu, ma rimane un po' più selettivi, come fanno pecore e capre, che solitamente la pecora quello che trova lo mangia, la capra invece è un po' più selettiva. Allora, i predatori sono leoni, coccodrilli, soprattutto durante le traversate, penso che l'avete visto i documentari, i licaoni, ghepardi e leopardi, ma questi solo occasionalmente, solo esemplari giovani, e raramente i babbuini verdi, ma soltanto i puledri. Le zebre possono diventare avversarie alquanto ostili, perché comunque hanno un morso formidabile e un calcio che ben piazzato può addirittura abbattere un predatore, ma se è un leone o un predatore grosso scappano. Hanno interazioni con altri erbivori, soprattutto gli gnu, soprattutto durante le migrazioni, perché si compensano uno con l'altro, perché le zebre hanno una vista più acuta e gli gnu hanno un udito migliore, però è già successo che si mettessero a litigare. Delle volte si vedono pure con altre antilopi, delle volte pure vicino agli struzzi. La zebra non è un animale ostile, ma più o meno d'accordo con tutti. Come detto ieri, stanno anche vicino alle giraffe, perché la giraffa dall'alto può vedere più pericoli, ha anche una vista migliore della zebra. Spesso invece seguono pure i rinoceronti, perché dove va il rinoceronte non va il leone. E altra cosa, le zebre col loro manto tengono appunto lontani gli insetti, quindi al rinoceronte gli fa solo che comodo. Altra cosa, al rinoceronte fa comodo che ci siano le zebre, anche perché hanno una vista migliore della sua, infatti si seguono un po' a vicenda, ecco. Allora, sono animali molto socievoli, infatti vivono in piccoli gruppi familiari, a volte pure in aree instabili, che possono durare mesi o addirittura anni. Poi ci sono dei gruppetti di scapoli che possono essere dai 2 alle 15 zebre, guidate dal maschio più forte e più anziano, e restano insieme finché non avranno l'età per formare un nuovo harem. Allora, questi maschi vengono tutti sequestrati dal maschio dominante del branco di questi harem, che li unisce tutti insieme quando avranno raggiunto la maturità sessuale, se ne andranno. Allora, ci sono mandrie che sono composte da gruppi stabili, da uno stallone, 10-20 femmine e i loro puledri, che raggiunta la maturità sessuale, i maschi se ne andranno a formare questi harem e le femmine resteranno con loro, a meno che un maschio, uno stallone, decide di passare lì e ritirare delle femmine per formare il suo harem. Perché sì, una volta che i maschi si sono uniti, stanno insieme qualche anno o qualche mese a seconda dell'età, così, poi una alla volta diventano adulti. Passano da branco in branco, ritirano le loro femmine e si fanno il loro gruppo. A volte più mandrie si uniscono durante le migrazioni, possono fare mandrie anche di centinaia e centinaia di individui, e gli stalloni difendono il proprio gruppo dalle intrusioni di altri maschi, e se un piccolo si perde è proprio il papà che lo va a cercare.
A volte ci sono scontri quando ci sono tante femmine in estro, ma se il capo è in buona salute, gli altri evitano di sfidarlo, beh, fanno bene. Quando invece è molto debole, quasi sicuramente si lascia, cioè lascia il posto e se ne va, cioè non si fanno del male. Come potete vedere, sono delle volte combattono anche a calci e morsi in mezzo alla polvere, e il modo migliore per non farsi mordere è sedendosi. Infatti si siedono solo per non farsi mordere le zampe, infatti soltanto in combattimenti si siedono, mentre per dormire stanno principalmente in piedi, ma i puledri dormono anche seduti, a volte anche gli adulti, ma raro, 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 così come asini e cavalli. Allora, per la comunicazione esistono sei tipi di richiamo, almeno. Quando avvistano un predatore, una zebra emette un grido di allarme bisillabico. Se una zebra si allontana ed è in pericolo, emette una sorta di grugnito. Se sono soddisfatte per qualcosa, emettono un grugnito più lungo. I maschi emettono un breve strido se sono feriti, e i puledri emettono uno strido molto più lungo quando invece sono allarmati. E hanno due espressioni facciali, così anche come gli asini. Hanno una stato di saluto, che in pratica alzano le orecchie e le girano in avanti, e un'altra invece di minaccia, quando abbassano indietro, tirano indietro le orecchie. Lo stallone si accoppia con tutte le giumente dell'harem e dopo un anno danno alla luce il puledro. Solitamente il puledro nasce durante la stagione delle piogge e la madre gli darà latte per circa un anno. Appena nato lo lascia la madre lontana dal resto del branco e il piccolo sa già camminare e bere il latte, subito dopo la nascita. E nonostante la protezione del branco, purtroppo la metà dei puledri muore a causa di predatori, fame o malattia. Da adulti i maschi lasciano il branco, mentre le femmine restano lì fino a quando non verranno sequestrate da un altro stallone per formare un nuovo branco. Per prevenire i predatori, di notte stanno in zone aperte, dove la visibilità è maggiore. E un membro del gruppo sta di vedetta. Se sono attaccate da ienoni caoni, le zebre restano vicine ai cuccioli. Le zebre restano vicine ai cuccioli per difenderlo. E in alcuni casi lo stallone parte al galoppo, va a combattere contro le iene di caoni se sono pochi. E solitamente vincono le zebre. Se invece sono leoni, gli conviene batterli in velocità perché il leone non ha una resistenza buona come le iene di caoni, mentre i ghepardi prendono soltanto i cuccioli, quindi sanno come comportarsi. Poi vediamo le zebre di montagna di Hartmann. Vivono in Angola, in Namibia occidentale. Vivono in gruppi piccoli dei 7 ai 12 esemplari. Sono agili arrampicatrici, difatti possono vivere anche in territori montuosi più accidentati. Allora, sono un po' più grandi della zebra del capo e hanno le strisce più fitte e più sottili, che contrastano nettamente il fondo scuro, e hanno dei grossi lobi sotto la gola. Allora, hanno subito purtroppo una riduzione negli ultimi anni, ma sono più numerose della zebra del capo. Come già detto, vivono in piccole mandrie di 7-12 individui. Possono vivere per diversi giorni senza bere, per questo vivono anche in territori desertici e semidesertici e hanno dei nitriti simili al cavallo. La zebra del capo invece viene dal Sudafrica, dal capo occidentale e orientale. La dieta consiste in erba, ma se carente, anche di arbusti. Hanno delle strisce larghe, nere e molto vicine tra loro, e spiccano invece uno sfondo candido ed è più tozza della zebra di Hartmann. E ha le orecchie più lunghe e una giugale più sviluppata e vivono in due tipi di gruppi: familiari, cioè con uno stallone, 1 o 5 giumente, solitamente 2 o 3, e i puledri, e gruppi di scapoli che di solito non formano nuovi branchi ma restano insieme per diversi anni. In una riserva, uno stallone che è nato nel 1959 divenne capo del suo gruppo nel 1965 e rimase con le stesse giumente per 15 anni. Sono più fedeli le zebre delle persone. Un tempo erano diffusissime in tutte le catene montuose del capo, ma nel 1922 ne rimasero solo 400. E per contrastare il declino venne fondata il Parco Nazionale della Zebra di Montagna, ma la popolazione che ci viveva purtroppo scomparve lentamente e nel 1950 purtroppo. E la popolazione di quel parco purtroppo scomparve completamente e nel 1950, però lo stesso anno in cui la mandria è finita, iniziò un ripopolamento in aree vicine. Ad esempio, in una fattoria nei pressi del parco donò 11 esemplari ai quali nel 1964 si unirono un'altra piccola mandria e alla fine degli anni 60 erano in totale 140 capi, ma poi salirono a 200 nel 1979, di cui il 75% fanno parte del Parco Nazionale della Zebra di Montagna, e nel 1984 invece tornarono a essere sui 400 capi, e da allora
sono state reintrodotte nella sezione Cape Point del Parco Nazionale di Table Mountain. Ora vediamo la zebra di Grevy. Come già detto, è la zebra più grande, misura da 1,25 m fino a 1,60 m al garrese, con una lunghezza di 2,5 m fino a 3 m, coda compresa, che la coda può essere 38-75 cm. I maschi pesano dai 380 ai 450 kg e le femmine ne pesano dai 350 ai 400. Ha le orecchie più grandi e le strisce più ravvicinate, infatti la zebra di Grevy la distinguete subito dalle altre. Vivono in Kenya settentrionale, in Etiopia e in Somalia, purtroppo estinta. In alcune zone dove vive, convive con la zebra di Grant, come nella riserva nazionale di Saiguru. Per quanto riguarda la conservazione, questa specie è purtroppo in pericolo a causa della distruzione del suo habitat e della caccia per il suo bellissimo manto, che purtroppo vale un sacco di soldi in tutto il mondo. Raga, esiste il sintetico, non c'è bisogno di ammazzare le zebre. Mamma mia, quanto è ignorante la gente. Vabbè, speriamo che le zebre si salvino, perché non voglio una savana senza zebre, perché prendete la specie della zebra di pianura, quelle stanno bene, ma le altre no. Cioè, bisogna fare qualcosa. La zebra, quante volte vedete dei post, dei cartelloni o delle pubblicità o dei video in cui dicono di salvare le zebre, in cui spiegano che la zebra è in pericolo? Nessuno, quasi nessuno. Cioè, ok, vanno aiutati gli altri animali in pericolo, ovviamente sono il primo che combatte in prima linea per aiutarle. Gli altri animali, però bisognerebbe dare un po' più valore anche a questi qua dimenticati, così come le zebre. Poi ci sono un sacco di animali che non sanno neanche che esistono e purtroppo sono minacciati. Ed è per questo che, anche per questo che faccio i video. Mi raccomando, se potete dare una mano alle zebre, unitevi al mio branco e diamo una mano. Se condividete il video, più gente lo vedrà, magari qualcuno può fare qualcosa. Iscrivetevi al canale, commentate, iscrivetevi, condividete. Da Non Master Rhino, le zebre, è tutto. Ciao!